abbastanza tortuoso, di cui vale la pena almeno di schematizzare così che tutti possiate capire perché ci troviamo qui in questo momento. Lo sappiamo tutti, il liceo ha ancora per qualche mese una sede staccata che permetteva a tutti gli studenti di avere un'aula fissa. Nel 2013 che cosa è successo? La provincia, in persona dell'allora commissario Dario Galli, decise unilateralmente di mettere fine e quindi di non rinnovare l'accordo di locazione con la proprietà dell'area, della sede staccata. Ci fu la motivazione data da Galli, quella del costo ormai esoso per l'amministrazione provinciale, e la prospettiva che era stata individuata da Galli era quella di una riduzione del numero degli studenti, come cercando di limitare l'accesso a questo istituto da parte degli studenti che vengono da fuori la provincia di Varese. L'amministrazione comunale e Bresghi, insieme a tutte le altre parti del liceo, si sono opposte, probabilmente molti di voi già questo lo sanno, per cui l'accordo è stato rinnovato di un anno, l'anno in cui ci troviamo oggi. Quando è cambiata l'amministrazione provinciale, ossia nell'ottobre del 2014, la nostra intenzione era quella di rinnovare l'accordo, perché pensavamo fosse importante garantire a tutti un'aula fissa in cui studiare, comunque fosse. La proprietà però aveva già preso altre strade, per cui dopo una prima apertura decise, qualche mese fa, di comunicarci che la chiusura era totale e che l'area, che adesso è ancora la vostra sede staccata, sarebbe stata destinata ad altri tipi di attività, ad altre prospettive. D'altronde la proprietà da questo punto di vista non la si può nemmeno criticare troppo, perché ha deciso di prendere quella che era stata per sé più conveniente di fronte all'andamento ondivago di un'amministrazione che invece dovrebbe avere la barra dritta. Da qui è scoppiata quella bomba innescata nel 2013, per cui voi vi ritrovate senza una sede staccata, con la prospettiva di dover necessariamente votare. Questa è una situazione che per noi non poteva essere accettata così in maniera passiva, per cui abbiamo cercato di trovare due soluzioni. Una soluzione di tipo contingente, d'accordo con il preside, con i genitori, con alcuni degli studenti, che è quella di dotare ogni studente di un armadietto personale con la chiusura. Per cui sarà possibile per ognuno di voi, questo già da settembre, poter lasciare i vostri effetti personali dentro questi armadietti e poter votare in maniera sicuramente più agevole. Un po' sullo stile americano, tra l'altro questa cosa non è una sperimentazione, nel senso che già in altri istituti avvengono rotazioni ben più pesanti di quelle che aspetta voi, e avviene con successo attraverso questi armadietti, per cui su questo siamo fiduciosi. Però siamo qui anche a dirvi che questa prospettiva non è definitiva, nel senso che noi, come diceva giustamente Vincenzi, andremo ad ampliare, il progetto già è stato elaborato dai nostri uffici, il quarto piano, lasciando immutata tra l'altro la testa dell'edificio, per cui anche da questo punto di vista c'è un'attenzione, perché lo skyline della città rimarrà inalterato, e andremo a creare 7 nuove aule più una zona bagni, nella speranza, anzi nella certezza che questo per voi sarà un plus, permetterà a tutti di non essere segregati e essere staccati, perché ci sono pensato anch'io, e poi non ci capisce una palla, stare essere staccati, lo sono tutti, e per cui questo, cioè noi siamo qui a testimoniarvi la nostra attenzione nei vostri confronti, e anche a testimoniare il cambio di mentalità che c'è da parte dell'amministrazione provinciale, cioè questo liceo è una risorsa, il distretto scolastico con tutti gli altri istituti del comprensorio lo è altrettanto, per cui in qualsiasi momento noi siamo qui ad ascoltarvi. Tra l'altro noi siamo qui anche a cercare di rispondere alle vostre domande, perché immagino magari qualcuno l'avrete, per cui insomma, se ce l'avete fatevi sotto, che siamo ben contenti di rispondere.